che declina la cultura con due bellissime Galizia alle parete e soprattutto declina la tradizione con l'innovazione, perché la tradizione delle materie prime del nostro territorio, le nostre osterie e i nostri chef dell'arte che rendono possibile ai visitatori che giungono da ogni parte del mondo di provare esperienze vere, esperienze uniche ma soprattutto autentiche. Un ringraziamento a Rana Mupa qui ai soci, alle nuove generazioni che continuano il lavoro del papà Cavallotto, ma soprattutto a fianco a me c'è il vice direttore generale Alberto Lott di Reale Mutra, a cui lascio la parola per un saluto. Grazie, grazie, un onore per noi essere qui oggi, perché Reale Mutra qui oggi, perché ci tiene così tanto essere qui presente. Ci tiene perché vuole dare una conferma ed è una testimonianza, la conferma è la vicinanza, l'alleanza con questa Fiera Internazionale del Tartufo da quando si è aperta, diciamo, al sostegno degli sponsor. Noi siamo stati in prima fila e questo ci fa onore perché è l'occasione per fare una testimonianza di vicinanza al territorio, vicinanza al mondo dell'agricoltura, vicinanza a queste zone che sono rappresentate. Noi siamo una compagnia tradizionale, solida, 200 anni, non 90 anni come il Fiore del Tartufo, 200 anni di tradizione, di spirito mutualistico, di volontà di essere vicini al territorio. Siamo una realtà piemontese, questo in qualche modo consolida ancora di più la vicinanza che abbiamo con queste zone. E operiamo tramite una rete di agenti che ci rappresenta sul territorio. Qui abbiamo sul palco con noi il Massimo Balzani, Lorenzo Cavallotto, che ci aiutano a essere vicini ai nostri soci, vicini a questo territorio, vicini alla fiera e vicini con un premio che andrà, insomma, a riconoscere il valore di un tartufo che già solo a vedere, insomma, fanno da soli e fa venire così lo stimolo di sapere che l'eccellenza richiama l'eccellenza e ci piace quindi essere vicini a questo premio. Grazie, grazie per la possibilità di essere con voi. Colgo l'occasione perché a noi fa piacere e qui con... Come vedete sono quattro pezzature a dir poco eccezionali. Sono nate in questi giorni, hanno la caratteristica di avere una densità molto alta. Sono strutturalmente molto ben fatti, hanno dei profumi che ricordano la franchezza del tartufo, profumi molto gentili, profumi di fiori freschi, di miele, addirittura alcuni accenni di aglio, che è proprio la caratteristica del tartufo bianco d'aglio. È stato molto difficile riuscire ad individuare e qualificare quale sarà il migliore tartufo reale, perché tutti e quanti si eguagliano. L'unica cosa che posso dire è che ogni tartufo ha delle caratteristiche organolettiche, una diversa dall'altra. Strutturalmente sono nati in queste terre marnose che si sono formate 16 milioni di anni fa. La natura è stata benevola con noi, perché solo noi in Langa abbiamo questo prodotto eccezionale. Come posso onorare dando all'acquirente del tartufo il vostro trofeo offerto a me, che dove farà presente in Giappone, andrà in Giappone con un trofeo al signor Taro. Se volete... Canale sul palco i nostri amici giapponesi che hanno acquistato questo bellissimo trofeo. E come diceva Davide Puzzetti, vogliamo omaggiarlo, meglio lui ha voluto omaggiare quello che è... È la prima volta che lo faccio. Esatto, e prego. È la prima volta che viene donato quello che... Prego. Viene donato quello che è il trofeo che viene omaggiato dal vice direttore, da tutta la Reale Mutua a Davide Puzzetti. E vogliamo che il Giappone abbia anche un pezzo dell'89esima fiera, il tartufo che hanno acquistato insieme a questo splendido trofeo. Io prendo il tartufo perché il trofeo lo lascio. Certo, adesso il microfono lo abbandono, così faccio una foto ricordo con tutti voi. Ci sei? Grazie, bravo!
Giappone è già uno dei mercati che utilizza moltissimo il tartufo Biagio d'Alba, e quindi per noi è un grande piacere avere un nuovo ambasciatore del tartufo Biagio d'Alba. Grazie. Di una parola in italiano, vai Taro. Auguri. Auguri. Grazie a tutti, e al tartufo reale dell'anno, dove veramente contatto con delle caratteristiche che possono essere ricondotte al tufo, giusto Stefano? Ecco. E sono tutti diversi, poi bisogna ricordare al mondo, lo dico soprattutto ai nostri amici giapponesi che si sono aggiudicati il tartufo reale, che ogni tartufo è diverso dall'altro, non esistono due tartufi identici, né per forma né per colore, ma soprattutto per profumo. E quindi il bello del tartufo è anche quello di colorare i piatti seguendo anche un po' il gusto personale, quindi andando a cercare i profumi che più ci aggradano. Bene, Davide.